Ma buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo nel solito nostro post del martedì mattina. Devo dire che, come sempre, da quando abbiamo ripreso, insomma, i martedì sono sempre molto interessanti, sono molto pieni e voi siete in tantissimi e c'è sempre uno scambio interessante anche di begli argomenti. Tra l'altro, a proposito di argomenti, abbiamo scoperto che gli argomenti che vanno per la maggiore sono allora il cibo, i misteri, i viaggi e quindi insomma potremmo anche lavorare un po' di più su questi argomenti. Oggi l'argomento era il cibo, in quanto insomma, sono stata in fiera il weekend appena passato, una fiera dedicata al pane con tantissime tipologie di pane e soprattutto anche dei pani dedicati alle prevenzioni, ad esempio una contro il tumore al seno. E quindi si portava in tavola anche la prevenzione e non solo. Ma poi, come spesso accade, insomma, abbiamo iniziato a parlare anche di tempo, di temperature, e devo dire che se qui al nord, insomma, c'era la pioggia che ci teneva compagnia, al sud, anche in Puglia, invece c'era il sole, 22 gradi, e qualcuno di voi la sua fortuna di poter andare al mare e quindi così lasciarci un pochettino gelosi, ecco, di questo tempo. Cosa ho fatto in questo weekend? Beh, intanto ho lavorato talmente tanto e ho tenuto la cartellina sempre nello stesso modo, anche col microfono, che praticamente domenica sera, finito tutto, che erano veramente tardissimo, che era tardissimo, praticamente non riuscivo più a muovere la mano, tant'è che mi è ancora gonfia e devo aver preso praticamente una tendinite acuta, e allora sono andata giù di arnica e cose varie. Parlando del pane, abbiamo detto pane con palatico. Allora, intanto mi avete chiesto che ricette ho seguito negli show cooking della festa del pane, e ne ho seguite due, perché poi una invece era la presentazione di un libro di Fulvio Marino, che è lo chef panettiere, anzi, che sta in TV con Antonella Clerici. Dicevo, le altre due sono state una i pretzel, che adoro, poi in tempo di Oktoberfest insomma vanno tantissimo, e non sapevo che bisogna surgelarli prima di poterli far cuocere e mangiare, ma prima di metterli in forno bisogna passarli in una pentola bollente con all'interno soda caustica al 4%, perché è la soda caustica che dà quel calore e quel colore brunato e quel sapore particolare ai pretzel. Quindi insomma questo non lo sapevo e ho imparato anche questo. In più, invece, ho assaggiato un tipo di pane che rimaneva quasi una frolla di una crostata con farina integrale, dove all'interno, una volta cotto, tagliato a metà, è stato inserito del blu di Cuneo, che non è altro che un tipo di gorgonzola, ma è un formaggio che viene fatto solo qui da noi e ha un disciplinare molto particolare. Tra l'altro, il blu di Cuneo può essere di vacca, di pecora e di capra, è molto delicato, con una spalmata di marmellata e frutti rossi, che io non adoro la marmellata col formaggio, ma lì dentro, chiuso in questo panino, era buonissimo. E insomma, tra le tante cose, poi è uscito anche fuori, adesso non mi ricordo più, ah sì, perché qualcuno ha detto, ah, cucina effettivamente il pesce a pranzo, io ho detto, no, io il pesce proprio non lo so cucinare, e lì avete iniziato a darmi tanti suggerimenti. Ad esempio, io ho detto, ah, io faccio solo orate, branzine, bratessa, solo quello so fare, già pulito, e allora mi avete dato anche delle indicazioni su come farlo in modo un po' diverso. Ad esempio, mi avete detto di condirlo con pan grattato, prezzemolo, pepe nero e aglio, poi metterlo in forno dopo averlo salato sopra e sotto. Mi avete detto che basta cuocerlo pochissimo, quindi quando è un po' rosato da una parte si gira, lo fa diventare rosato e il pesce è cotto. Mi avete detto anche un'altra ricetta, che era quella delle acciughe, quindi pulirle, prepararle in una teglia con un filo d'olio e pan grattato, uno strato di acciughe, pan grattato, prezzemolo, un altro strato di acciughe, dopodiché lo si mette praticamente in forno, lo si fa cuocere. Abbiamo parlato anche di pesto, e un genovese, Doc, ci ha detto: guai, nel pesto genovese non si mette nel pan grattato, nel basilico.
Come? Non si mette il pangrattato? Ah no, la menta e il pangrattato, perché qualcuno di voi ha detto, ma sì, io il pesto lo faccio anche con la menta, insomma lo faccio in modo un po' alternativo con le zucchine. E lui ha detto, Asena, questo non si può fare, va bene, ok? Andiamo a prendere anche queste informazioni. E poi una cosa interessante, perché poi si è parlato anche un po' di storia legato anche al pesce, è stata fatto di una ricetta di Mega Naturista che ha detto pesciolini fritti macerati in trito d'aglio prezzemolo, olio scalogno e Riesling per chi insomma non ama l'aceto, pangrattato sopra e infornarli per 5 minuti. In qualche modo abbiamo avuto qualche indicazione in più su come cucinare il pesce, almeno io sicuramente. Come sempre siete stati tantissimo, mi avete lanciato lì, ma perché non ce le cucini queste ricette? Beh, potrebbe essere un'idea carina, per cui vi chiedo se avete delle ricette particolari di mandarle a imcalib1@libero.it e naturalmente insomma andremo anche a cucinare queste ricette e tante altre, ricordando come sempre la volontà di fare un libro con i vostri contributi per poi, insomma, la vendita e il ricavato darlo in beneficenza. Prima o poi ce la faremo, non lo so, mi date tanti suggerimenti, ma poi non riesco a concludere il libro. Va bene, vedremo. Nel frattempo, come sempre, grazie. Vi invito a seguirmi su Patreon, su Non Solo Radio, a scrivermi a imcalib1@libero.it se avete delle ricette particolari e curiose. E come sempre, che ci sia il sole ovunque voi siate e la bellezza di stare insieme. Un bacio, a presto, alla prossima. Ciao!